Questa zona da Napoli è dissestata, si vede, non c'è niente da fare. Peggio di così. Abbandonata, fatiscente, quasi spettrale, rifugio per clochard e teatro di spaccio. Questo ci racconta chi la vive quotidianamente. È anche pericolosa, ci abitano delle persone. Io di notte non ci verrei e non ci vengo, quindi non glielo so dire. L'area ex Lebole, Dagna alla ricerca del suo destino, è entrata nuovamente anche in consiglio comunale con un'interrogazione di Alessandro Caneschi, che ha segnalato la recinzione divelta in più parti, prestandosi così ad intrusioni fuori controllo. Il consigliere comunale in quota Partito Democratico ha poi chiesto al primo cittadino perché non ci siano ordinanze indirizzate alla proprietà che dispongono obblighi sia in merito alla sicurezza complessiva dell'area che al suo decoro. A rispondere lo stesso Alessandro Ghinelli, che ha sottolineato come le ordinanze contingibili ed urgenti hanno per oggetto immobili che insistono sulla pubblica viabilità e che prefigurano un pericolo oggettivo per chi percorre le strade. Il primo cittadino ha comunque dichiarato che chiederà alla proprietà di ripristinare la recinzione. Per quanto riguarda invece il futuro dell'area, il sindaco ha annunciato che ci sarebbero trattative in corso tra privati per l'eventuale cessione. Chissà se finalmente sarà la volta buona.